Buonasera, la compagnia teatrale Puro Lipucitan La Tosse è lieta di presentare Il Paradiso non fa sconti. Questa breve commedia è ambientata a Santi Cosme e Damiano e realizzata nel dialetto locale, però si svolge nell'anticamera del Paradiso. San Pietro e la sua cameriera maldestra Celestina accolgono una serie di personaggi molto diversi tra loro che, morti in varie occasioni, taluni a dir poco strane, chiedono di poter entrare in Paradiso. I personaggi rappresentano persone del popolo, tipici dei paesi, li possiamo ritrovare ovunque, specie nei piccoli centri del sud Italia. Quello che li rende familiari è però il dialetto che li anima e la gestualità che accompagna la loro esibizione. Ognuno viene giudicato a seconda del suo operato e San Pietro, come impone la regola, affida le anime a Gabriele, che le farà ritornare sulla terra in modo che possano purificarsi dalle loro colpe. Non mancano però eccezioni alla regola. Tutti vorrebbero avere uno sconto, ma il Paradiso non fa sconti. Ognuno deve fare il suo percorso. Al loro ritorno le anime raccontano la loro esperienza terrena e possono finalmente varcare la soglia della porta che conduce al Paradiso. Primeggia su tutto, in situazioni che appaiono paradossali, l'immensa misericordia di Dio, al quale ogni cosa è possibile. La scena si chiude con gioia e speranza. Difatti è la vigilia di Natale e sta per nascere Gesù Bambino. Buon divertimento e buona visione. Santi Cosma e Damiano. La colpa del disastro è da attribuire ad entrambe le parti in causa. Ma quando mai? Chi lo possessa acciso mi è venuto un cuoio. E voi vorreste entrare in Paradiso? E certo. Voi vedete. Ditemi dunque, la vostra condotta, a parte questo carattere irritabile, è stata sempre irreprensibile nei confronti del vostro prossimo? Ma perché parlate struito? Non ci ho capito niente. Avete, diciamo, brugliato il vostro prossimo? Brugliato proprio no. Mi sono, diciamo, arrangiato. Cominciamo bene la giornata. La regola vuole che per poter oltrepassare la porta del Paradiso che vedete qui accanto, dovete affrontare il responso del meccanismo inserito sotto l'arco di fiori. A seconda del responso potrete passare o meno.
Io non lo saggio perché gli sto parlando così. Caccia fa! Provate a passare sotto l'arco, vediamo che succede. Celestina, accompagnalo. Scatenato questo disastro, la vostra anima dovrà scontare ancora una decina d'anni di penitenza prima di poter passare da quella porta. Mamma, mi immaginate in coppa la terra con tutti gli imbicci che tengo, lo negozio, gli sordi che non bastano mai, bollere, ma capisci a me, ma si è già i pazienti. Buonasera San Pietro. Ma dove vai? Non tu, solo l'anima torna sulla terra e vi resta alcuni anni per purificarsi. E io che fa? Accomodati in sala d'attesa. Sammy, ma è già stassettata a caffè, neanche intorno là. Quando avrò radunato tutti i morti della giornata, andrete tutti insieme al reparto desanimazione. La vostra anima tornerà sulla terra e voi resterete in attesa. Sammy, ma se potete avere un piccolo sconto. Buonasera. Ma vedi che essa è arrivata Madame Battefiamme. Accomodatevi, prego. Wow, Sambi, e siete proprio come la pubblicità di Bonolis. Sì, ne voglio pure una tazza di caffè. Dunque, lei è Ricchetta De Nicola. Detta di Mianuccio. Se vuoi sapere, è De Nicola o di Mianuccio. E zitto voi. Passata a miglior vita a causa dell'incidente stradale di cui sopra. Ah, tu sei che mi hai combinato sto serevizio. Ma chi ti conosci, che può? Il signor Sparagna qui presente era nella macchina che si è scontrata con la vostra. Sparagna, Sparagna. Ah, tu sei il padrone di quella bottega che sta sotto la piazza, che se ti vuoi cattare a casa e da farlo muto la posta. Ero, fino a stasera, o sono morto, è stato buono, tutto per colpa tua. Ma la macchina mica la portavo io, la portavo con Dio. Stiamo alla sauta di San Cosma, quando squilla il telefonino, non riesco con persona le ha chiamato. N'ha visto la madre che sceglie e vado a compito ci siamo franco. Ah sì, e gli alcali aspetto sto dolore. Signori, signori, vi ricordo che siamo all'anticamera del paradiso, non al mercato. Signora Ricchetta, provi a passare sotto l'arco. Celestina, accompagnala. Mo si è scatenato terremoto. Che sta prima che se ne va a macire. Ma cosa dici Celestina, se già sei morta? Scusi, era vista. Ma può parlare da redamento a venire? Permettete, ci voglio mettere un poco di ghiaccio. Non fare come sai fare tu però, torna presto. Prego signora, passate. Sempre la stessa musica. Dunque, signora, anche lei deve restare in attesa una decina d'anni per permettere all'anima di purificarsi. E intanto può accomodarsi in sala d'attesa. Scusate, quando ha detto che ci aspettate? Sì, signora Mara, pure tu 10 anni. L'anima torna a coppa la terra e tu aspetti propriamente con mamma. Ma io ne ho fatto bene, sapete. Proprio stasera, insieme a Don Dille, andavamo a portare l'offerta agli poverieri. San Pietro, non si poteva avere un piccolo sconto? Pure lo sconto volete? Ma non vi ricordate quando stavate al telefono 5 minuti prima dell'incidente? Ma pure questo sta scritto là? Ebbene sì. Comunque, gli stia proprio a dire che lo lassavo. Poverieglio c'è mia, tene la moglie, come malamente, tenea. Fabula, accomodatevi! Ben arrivato! Mi metto! Su, su!
Voi, portinaio, non avete un cordiale? Qualcosa di forte per risurrezio il suo corpo? Sì, telefoniamo a Rosanna o a Barla Fontana e ci facciamo portare qualcosa. Per me un caffè macchiato. E per me un cognacchino, devo dire, più un po' scuro. E per la signora niente. E per Richetta una nicetta. E poi un babà, quello con la crema e la cerasella sopra. Avvocato, forse non vi siete accorti che questo non è un albergo, ma l'anticamera del paradiso. Sì, ma stai sicuro che non fa trasigni sciù? Gino, pure tu sei a casa, cuore mio. Te l'avevo detto al telefono che se mi lasciavi non capivo più niente. La prima macchina che ho avuto davanti mi si è appannata la vista e non sono riuscita a frenare. E guarda caso, dentro anche la macchina, mio figlio ci doveva stare. Vinti dal destino, nonostante tutto, sia in vita che in morte. E adesso stiamo per entrare in paradiso. Insieme. Sì, sì, e ti pare facile a te, pare triste e terribile, e da mo' nessuno ha passato quella volta. H, è proprio un maledio. Ma come, siamo in paradiso, regue anima e corpo. Dunque, si avvicini. Signor Guadagno Gino, professione avvocato, coinvolto nel medesimo incidente degli altri due ospiti. Con precedenti di... Lo dicevo io che non era cosa buona! E di... e poi ancora... Lo sapevo, ma non ci voglio credere! Dunque ancora... Andiamo bene? Provi a passare attraverso l'arco, avvocato, anche se sarebbe perfettamente inutile! Avete messo l'allarme? Qui la situazione è peggiorata. La sua anima dovrà restare in attesa almeno una ventina d'anni prima di poter passare da quella porta. Orsù, accomodatevi in sala d'attesa. A te quando t'ha dato? E a te di che? Ehi, ne chi sono? Il figlio della serva? Scusi, San Pietro, mi sembra ingiustamente essere trattato, visto che come loro sono trapassato. Perché l'attesa mia è raddoppiata? Avvocato, devo farvi l'elenco delle vostre imprese? Lasciamo sta allora. Almeno un piccolo sconto, se potrei riavere. Non si può fare. Ma toglietemi una curiosità. Come mai adesso parlate pure in dialetto? E perché? Perché mi sono scocciato? Acca, non posso difendere nessuno, manca a me! Ecco qua! Ma cosa porti? Sambie, che lo che ha detto voi? No caffè macchiato, no cognacchino, una nisetta e non babà con la cerasella angoscia! E per te non hai preso niente? Ine, mi sono pigliata una bella sfogliatella, ma già me la so pranzata. E chi ha pagato tutto questo? Niente, in Egitto, poi passa San Pietro. E le hanno risposto, va bene, va bene. Voi pensate, voi pensate. Solo questo.
come vuole la prassi, anche tu devi passare sotto l'arco. Se ha detto che deve passare, così è. Vai, ti prego, va bene. Sto diventando troppo vecchio. L'ho detto io al capo, ma lui no. Mi ha detto, questo posto sarà sempre tuo, per omnia secula seculorum. Amen. Ma dico io, questi tutti stasera dovevano morire. Non si poteva fare, che ne so, uno stasera, uno domani, l'altro fra qualche giorno. No, tutti insieme, una strage. Voi vedete, e che è? Pietro, non ti ci mettere pure tu. Va bene, signore, tanto mancano 2 minuti a mezzanotte. I morti per oggi dovrebbero bastare. Come non detto! Addo sta! Beh, parola mia, se lo piglio chi lo fa, me lo faccio cinci! Guglielma, e chi ci fa qua? Ci penso! Rosa, e tu che fai? State zitto, se non ti sputo un faccio. Tu aspettate che andiamo a parlare con la signora. Va bene. E tu, senza che danno spugni, vieni, vieni, Righetta de Venato. Signori, io sono Righetta di Nicola di Pianuccio. E de Gino. Vabbò, de Nicola, de Pianuccio, de Gino. Chi arriva prima se la piglia. Perché ti do un conviccio poi. Oh, che lei ti dà ansia di piedi. Se no ti faccio gripo. Wow, che paura che mi fai. Io poi mi spernicchio e mi spernocchio e per te mi cavo un occhio. Ma che dici, ne? Ma parli pure straniero. Ma non lo vedi che si solo una pettola scusita. Ma tenetemi che si dà la scarpa. Pettola scusita a me. Ma te si vista, mi pare una cosa di confetti scaduti. Eh sì, amore, i confetti scadono pure. Ma state zitta sta forchetta storta. Vedi chi fa la rosa spabbanata. Solo con lo trucco da concilio d'acqua. Mi dà scorno, mandicinare le zanne. Santa calcio e tostonata. Questa sarà l'ora delle litanie. No, è l'ora delle spagnole. Davvero, non ti sentite male? No, sto facendo un po' di ginnastica. Mi mantengo in allenamento. Cari signori, volevo dirvi che se non la smettete subito, in paradiso non entrerete mai. Mamma mia, Xavier, e come si malamente? Ma la colpa è la sua. A me, querella, quante me la fate sopportare? Oh, no, querella, chi non va né pranzo né beve, ma tu non mi pare così trascurato. Ah, insistete ancora? Ma adesso vi sistemo io. La prossima che si azzarda a dire una parola, la imbarco sul pullman che va all'inferno. Passa tra 10 minuti. Dunque, torniamo a noi, signora, avvicinatevi. Voi siete Rosa Trapasso, deceduta... Per il dispiacere, il grande dispiacere è che è malato chi l'infame di marito. E tu ne volessi pagare che sei morta per me? Sempre, prego, continuate. Grazie a vostra. Il prossimo che mi interrompe sta già prenotato sul pullman che va giù. Allora, ecco. Rosa, eccetera, deceduta per il dispiacere. No, non posso continuare, questo è troppo. Per il dispiacere? Che suo marito... Che suo marito... Non gli ha lasciato neanche un centesimo. E che guarda da fare? Quando ero vivo ha fatto la signora e mo da morto sono fatti i suoi. Signora, passa.
passate sotto l'arco, altrimenti devo scatenare un po' di fulmini per farvi stare quieti. Pietro! E quando ce va, ce va! Mettetevi seduta con gli altri. Mettete da una parte, che non c'è capo più nessuno. Chi sta a posto? Signor, venite, ci stanno divano ciunnanzi. Finalmente la giornata è finita. Si potrebbe dormire 2 minuti? Solo 2 minuti però, Pietro. Dio è!
sotto le scelle, e chi ne sa lì. E mo, eccomi acca. Buongiorno, signorina. Signorina a me? Ma chi so, per dove mi ha guardato? Non so, signorina. E chi sì? La moglie di San Pietro. San Pietro non è sposato. Ah, ci ho capito. È come si dice mo, spingolo. Se, spingolo in francese. Se dice single, come si vede che non ti vedi la televisione? Ma che già vedi che quando torno alla casa non tengo manco la forza di pranzare. San Pietro lo sa che è il libro della verità. Tu sei San Pietro, ne hanno vero. Io? Ali! E come vai con che feste che mi stanno a fare. E chi se lo credeva che da morto ti facciano tutto questo? Ehi, tu! Mi hai dato il permesso di passare sotto l'arco? C'è sta pure Noè! Questo è l'arco tuo! L'arco di Noè! Ma cosa dici? Io sono San Pietro! Ah, mi pare troppo giovane, Kiko! Questi due, chi li ha fatti entrare? Tu dov'è? Che maniere! Eri tanto polerosa la Madonna! Ma io non ti avevo detto che non ti dovevi muovere senza il mio permesso? Qua chiunque arriva, entra, ma ti rendi conto di dove siamo? Voi vedete. Puro gli santi quando si fanno via senza supporto e non ci sono. Cos'hai detto? Niente, che li quanti vieci si sono strutti, non ne vanno più. È giardinariato e gli un magazzino. Va bene, vai pure. Ehi tu, chi ti ha dato il permesso di metterti lì al mio posto? Avvicinati, fatti vedere. Signore, o mi hai mandato due santi o si è rotto il meccanismo. Pietro, fidati, se li ho mandati io. Voi vedete. Allora, vediamo. Oggi Vincenzo il muratore, deceduto per caduta dall'impalcatura. Sui, eccomi qua! Bene, stava cantando e l'amore. Perdere una donna e avere voglia di morire. Hai visto, sei stato pure accontentato. Pietro! Se il Maramaionchi permette, interrompiamo l'audizione. Dunque, mentre cantava, l'asse sul quale lavorava Vincenzo ha ceduto ed egli è caduto giù. Ciao mie, è stato un miracolo, non mi ha più fatto niente. Infatti sei soltanto morto, una bella morte indolore. Beh figliolo, credo proprio che puoi passare attraverso la nostra porta. Celestina, accompagnalo. Vare, vieni presso a me. Che bravo giovine, già mi ero affezionata. Se sembri i buoni che se ne vanno. Ma se l'hai vista adesso per la prima volta. Che significa? Passiamo a te.
Ali Abdul, venditore di solette isolanti alla soglia del paradiso. Ah, tu saresti l'imbroglione. Io no, imbroglione, io vendo solette. Gabriele dice a me, andare via, ma dopo io torno. Morto in un incendio, segni particolari? No, non è possibile, questo no. Ma signore, è un musulmano! Pietro, chiedili dove è andato quando è morto. E dimmi, figliolo, quando sei, diciamo, passato a miglior vita, dove ti sei diretto? Io ho cercato il mio paradiso, andato da là, ma è arrivato in strada longa, longa, ma era tutto scuro, nero! Ho bussato porta, ma non ho aperto nessuno. Quindi ricordare che da voi venire tanta gente è venuto qua. Porta aperta, io entrato. Ho capito, quindi quando sei passato sotto l'arco avevi le solette isolanti, per questo è scattato le viva. Solette? Tutte bruciate in incendi. Vediamo. A causa di un mozzicone di sigaretta, le solette, fatte di materiale sintetico altamente infiammabile, hanno preso fuoco. Ali è morto nel tentativo di spegnere l'incendio. Strano, c'è qualcosa che non capisco. Tu stavi sull'ultima nuvola prima della porta della nostra anticamera. Il mozzicone deve quindi averlo gettato qualcuno che è venuto a bussare a questa santa porta. Ma chi può essere stato? Io ho visto l'uomo che portava farfalla e inganno. E portava! Mi meraviglio di voi che siete così istruito! Ma dice la farfalla che si attacca alla gola, il papillon! Celestina, quante cose sai tu! Si vede che stai sempre davanti alla televisione! Ti devono dare l'Oscar delle capisciatare, come dici! Continua lì! Io ricordare, come rimane una sigaretta, io ho detto, compra solette, paesà! Lui ha detto, non ho soldi, e ha buttato tutto fumo di sigaretta in faccia. Dopo tutto fuoco uscito addosso a me e non ho visto più niente. Ma chi può essere stato? Ma Sambier, non sta scritto tutto là? Sì, ma il registro dice le colpe, mica fa le spie. Io lo so che è stato, ma non lo dico, la spia non la faccio. Ma benedetta donna, in questo caso non sarebbe fare la spia, ma aiutare le indagini. Ah, ma hanno fatto maresciallo? E insomma, si può sapere chi è stato. Mo lo dico, ma la parola mia contro la tua. È stato gli avvocato. Se a pulire gli stivali di Santo Cosimo e Damiano fuori alla loggia, sto paro cristiano... musulmano, prego! Sto paro musulmano ha cacciato le solette e che gli ha dato il fumo della sigaretta in pace. Poi, prima del senine, ha dato gli mozzoni proprio dentro la bancarella, a sfregio. Quando è venuto a bussacà, portava la farfalla attaccata alla gola. L'avvocato, sempre lui, ne ha fatte tante di malefatte che non ho avuto il coraggio di leggerle fino alla fine. Era ben altro il posto adatto a lui e a questo qui. Pietro, non sei tu che devi giudicare. Va bene, signore, giudica tu. Ma ti sembra cosa da poco che costui, anche se poveretto, è morto a causa di un incendio, non solo era musulmano, ma vendeva anche solette isolanti per raggirarci. Pietro, ancora non capisci. Ali viene con noi in paradiso. Egli non sapeva di sbagliare. Chiedili perché vendeva le solette. Dunque, Ali, come mai vendevi le solette isolanti? Io sapevo fare solo quello. Era l'unico modo per campare. Sì, capisco, ma in questo modo tutti, comprando le solette, avrebbero potuto varcare la soglia del paradiso. No, perché c'era Gabriele che vigilava prima dell'entrata e sequestrava le solette. Don Dino come ha fatto a sfuggire al controllo? Chiedilo a Celestina. Mo la colpa è sempre la mia. Parla, sentiamo. L'altra sera Gabriele mi ha detto di controllare sicché che tu non s'accattava le solette. Io ne stavo a guardare la puntata di Rossella. Facevo noce alle sarde e noce alla iatta. Che narrazione esauriente. Ti vuoi spiegare meglio, per favore? Insomma, guardavo un poco fuori e un poco la televisione e il mio brodo è passato. Non capisco una cosa, però. Se Gabriele sequestrava le solette, come faceva lì ad averne sempre a disposizione?
semplice, Gabriele gliele riportava e gli diceva di andar via. Ali girava l'angolo e poi ritornava. E Gabriele restituiva i soldi ai malcapitati. Ma neanche per sogno. I soldi rimanevano da lì, altrimenti come campava? Signore, sei troppo buono. Lo so, Pietro, lo so. Dunque, se questa è la tua volontà, vai Ali, passa pure tu. Anche per oggi è finita la giornata. Sta cominciando a star sole, mo noi lo sentivo la mosca. Sì, madre Badessa, nessuno la disturberà. Mi raccomando, non combinare guai. State senza pensiero, Sambie. Chini e Daccà non mi muovo proprio. Anzi, mo mi metto proprio a vedere un poco di televisione. Tanto per cambiare, visto che lavori molto. Ma fammi andare, va, che è meglio. In coppa del libro della chiesa, ma così come stanno? A te ci presentavo. Manco un sogno potevo dire che la gente ci sa con i vestiti e se ci veda così non ci manco canucci e se va un baurino. Celestina, Celestina, quante ne combini. Io quella televisione un giorno di queste la faccio volare giù dalle nuvole. Sambie, non va allarmate. La vostra governante governa poco e si scorda le cose, ma sappiamo che è una brava femmina e ci mettiamo un poco di pazienza. Ce la metterò pure io allora. Sambie, aiuto! Gli stivali di Santo Cosimo e Santo Damiano sono spariti, non si trovano più! Ah, adesso si fanno anche i giochi di prestigio. Chi li ha fatti sparire? Che ne saccio, mica posso guardare tutto. Ine, già una bengio. Sì, figuriamoci. Pazienza mia, resta quieta. Scusa, Celestina, ma tu, a dire la vivina? Ma la loggia, come assai? Sto fatto è curioso assai, ma se lo stanno impigliati per sbaglio, sicuro le porteranno a re. Chi lo sa? Celestina! Tu vuoi per forza farmela passare la pazienza. Corri su, vai a prendere i vestiti dei santi, che almeno possono andare a vestirsi. Subito vai, venite appresso a me. Voi vedete. Vediamo gli arrivi di oggi.
Ah, ne vedremo delle belle allora! Ma come, Pietro? La gente muore e tu ridi. La morte è una cosa seria. Ridevo appunto per la felicità di accogliere tra noi altre anime, signore. Va bene, facciamo finta di crederti. Allora, Celestina, hai trovato i vestiti dei santi? Sì, signore, Sambè. Che mi ero sbagliata, li avevo portati a San Gennaro, che non mi li voleva da ciò arredo. Celestì, su bello vero, perché non me dai? Ma itto, ma io con tutto rispetto ha già risposto. Nonne, sono di Santo Cosimo e Santo Damiano, chi lì? No. Come poche si mettono? Agli paesi li vanno a così. Celestina, se non ci fosse un po' su, sai che monotonia. Allora sono importante. Se sapessi quando. Mamma, è venuta la tosse. No, è la polvere. Non può essere, la già rimasta proprio un po'. Forse è meglio che ti riposi. Perché non ti vedi un po' di televisione? Ma che lo stai a fare? Ah, Celestina, posami un secondo la giacca. Voi, accomodatevi un momento. Gli angeli che firma.
Questo non è un paradiso, è un manicomio. Pietro, ci vuole un po' di pazienza e buona organizzazione. Hai ragione, signore, ma io sono troppo vecchio. Non troppo, Pietro. E poi in paradiso non si invecchia. Eccomi, San Pietro, comandate pure. E che comando, caro Gabriele. Qua succedono cose incredibili. Ecco, leggete pure. No, non ci posso credere. E invece è vero, hanno firmato tutti e 200. Lo vedo, ma sono tutti giovani, alla loro prima esperienza. Allora, fai pervenire loro l'ordine tassativo di non firmare mai alcun documento se non proveniente direttamente da me. Vado subito. Venite, venite. Scusate, vorrei farvi una domanda. Ma questa petizione sembra essere scritta in maniera alquanto strana. Per curiosità, come mai l'avete scritta così? Ah, non lo potete sapere. Stai a venire a casa. La penna la tenete in taglio da scendere. Le ho foglio pure. Ma dove potete appoggiare per scrivere? E mi sono dovuto industriare. E allora con la mano tenete le foglie aperte e con l'auto scrivere. Capisco, così si spiegano tutti quelli a capo. Ma adesso dobbiamo esaminare il vostro caso. Dunque, voi siete Prudenzio de Abbuffinis, deceduto per ingestione di alici avvelenate. Avete visto le alici? Sta scritto pure dentro la lettera. Me l'hanno fatte trovare in coppa alla finestra della cucina, dorate e fritte. Nadore che si spagnava la casa. Ine credeva che l'aveva fatta moglie e me le so pranzate. Vorrei proprio sapere chi è stato. Sicuro chi li dà la lista contraria. Non credo. Ma là sta scritto chi è stato. Ditelo allora. Anche se c'è scritto, io non posso dirlo. Segreto professionale. Si dice per la privacy. Ecco, come dice Celestina. Come dice Celestina che è scritta? Per la privacy. Adesso passate sotto l'arco che stabilirà quale sarà la vostra pena. Che significa? Dunque, questo è uno di quei casi particolari in cui l'anima non può tornare sulla terra. La campagna mia! E la dovete scordare! Celestina, vedi chi è? San Pietro e Paolo, buongiorno! Veramente sono solo. E Paolo, di non c'è, ci sono solo io. Oggi devo fidare più di nessuno. Ma cosa dici? Qui ci sono solo io perché questo è il mio compito. Dunque, lei è Lucietta la Toppa, deceduta per colpa di Bianchina. Chi sarebbe Bianchina? È la iatta di chi è delinquente che abita a fianco a me. Può fare il sindaco, fa isso. Ma tu lo sai perché so zotto? No, tu non lo vuoi sapere, c'è. Dentro allo stradone che porta alla casa mia sta Cino De Fossera, isso l'assessore. Non l'ha mai avuto aggiustato. Noi giorno sono caduta e mo zoppero. E mo lo sindaco lo fa, isso! Non divaghiamo. Dunque, dicevamo che lei è deceduta per colpa di Bianchina. E come mai? Sambie, che la iatta era una tentazione. Stia sempre dentro alla cucina mia. Perché la moglie era dell'assessore. Non sapeva cucinare e che la patia la fame. E noi giorno lì lì, c'è nato di lo baccalà. È nato giorno la salsiccia e non lasciava mai niente a retta. Non sapevo come fate e me la levate a tuoni. Allora, sono io della farmacia, ha già cantato lo tuo suo per le zacco e l'ha già pescato la maschera.
ci la resiste, Bianchina? Certo, come poteva resistere? Ma che? La sera non me la trovo una donna vicino alle cosse che si strusciava. Miau, miau! Allora, ci pigliava la mazza e gli soccorsi a piesso, fino alla via 9. Non ho già visto una corriera che mi sono trovata qua. Sei stata tu che m'hai sistemato, femmina infame! Ehi, tu m'hai zappato e la gatta tua m'ha fatto morire! Zitta, scellerata! M'hai fatto pranzare 10 avvelenate! Ah, te le sei pranzate tu! Basta! Abbiate rispetto del luogo in cui vi trovate! Voi, Prudenzio, accomodate! E voi, Lucietta, passate sotto l'arco per stabilire quale sarà la vostra pena. Celestina, accompagna. Valete per 10. Erano secoli che l'arco non dava il risponso particolare. Dunque, per voi, Lucietta, la pena sarà quella di accudire tutti i gatti morti per avvelenamento che sono disposti nel recinto della nuvola qui sotto. No! E per quanto tempo? Il tempo che ti ci vorrà per farti amare Bianchina. La vedo nera. Io la vedo marrone. Che vuoi dire, Celestina? Danno poco che sono qua a guardare gli stivali che porta Lucietta. Mi pare che li conosce. È lo stesso marrone che ha già passato agli usci dell'altro giorno. Li ha già trovati. Ti erano abbandonati fuori una loggia. Ma mica uno, due para. Mi piace deluderti, figliola, ma gli stivali che tu hai preso fuori la loggia erano quelli di San Cosma e San Damiano che Celestina aveva lucidato. Ine, calcio fatto! Scusa, San Bì, io non lo sapevo. E mo chissà che pena che mi tocca. La pena è sempre quella che è stata stabilita. Potete andare. Celestina, fagli vedere la strada. Adesso tocca a voi, Prudenzio. San Bì. Ma io che colpe tengo? A me mi hanno avvelenato! Volete che vi leggo la lista? No, no, dite pure la pena a me. Dunque, voi siete assessore all'urbanistica. Sì, signore. Avete studiato architettura. E voi sapete tutto. In base alle vostre competenze, vi dovrete occupare della manutenzione delle nuvole, che sapete, hanno bisogno di riparazioni. Spesso perdono acqua, a volte non si formano. Voi dovrete regolamentare il tutto. È un incarico di responsabilità. E che devo fare? Tutto da solo? No, no. Vi aiuteranno i 200 che hanno firmato la petizione. Sammy, ma quando durerà questo incarico? Questo non si sa. Sapete, le nuvole vanno, vengono, si spostano. Sentite voi che comandate. Ma non si potrebbe avere un piccolo scopo? Io non comando, caro Prudenzio. Io sono un semplice portinaio che accoglie le anime. Celestina, fagli vedere la strada. Che fatica, signore. Due casi difficili che non capitavano da secoli. Niente lamentele, Pietro. Riposati adesso, che il Natale si avvicina.
Omaggiarla con un piccolo dono. Servo vostro umilissimo. Sì, sì. Avvocato Gino Guadagno. Celestina, sentimi bene. Prendi questo cesto e portalo a Gabriele e digli che lo porta alla moglie e ai figli di Vincenzo il muratore. Che c'è? Perché non va? Che gli stanno un coppa alla terra. Come ci va Gabriele là? Gli hanno dato le ali e allora è poco. E chi è arrivato? Babbo Natale! Ma San Pietro è tutto fare alla porta e ci stanno pure i biglietti attaccati. Vediamo chi manda questo cesto. Lustrissimo Don San Pietro, accettate questo piccolo dono natalizio del vostro servitore con una piccola richiesta: se potete spostarmi dalle nuvole che per la troppa umidità mi sono venuti di reumatismo. Servo vostro Prudenzio de Abuffini. Aggiungo per convalida le firme del 200. Ma tu guarda questo. Per non farsi riconoscere hanno firmato tutti e 200. Tutti con la X. Così non si capisce chi ha firmato. Proprio spiritosi. Celestina, cosa contiene il cesto? Stanno cetrangole, mele, aprive, cioccolata e una bottiglia di vino. Allora sentimi bene. Quando torna Gabriele, gli dai questo cesto e lo fai portare al circolo anziani a San Cosma. La porta è aperta e c'è sempre qualcuno. E come deve dire? Chi lo manda? Dirà che lo manda la moglie dell'assessore Prudenzio. Vediamo il pacchetto adesso. Ah, un bel libro di preghiere. Vediamo chi lo manda, c'è anche un biglietto. La preghiera sia con te, Pietro. Siccome sono in difficoltà, la tonaca mia s'è stracciata mentre stevo un coppa a scala a trovare una cannella.
che i gatti Lucietta mi hanno arrepotato tutto. Per cortesia, per tramende che Celestina la repezza, non mi potesse mannà pure che le giacchette che mi aveva lasciato la davota. Devotissimo San Gennaro. Ma dico io, pure i santi ci si mettono adesso. Poi dicono che io perdo la pazienza. Vediamo oggi chi arriva. Oggi niente. Poi niente. Qui non muore più nessuno. Meglio così. Un po' di riposo non fa male. Una cosa mai vista.
ci sia una fontana con le statue dentro e non saccio perché la gente città di sordi. Figliola, eri a Roma. E allora? Che campà, pigliavo le trame e lì va a faticare andando in ospedale dove ci stiano tutti i vecchi. A chi dea mangià, a chi aveva cagnà, che parlando con rispetto si faceva tutto, a chi dea le medicine. Una sera ero così strutta che senza tenda una camera, cioè stiano dietro vagante, era ancora cauro, mi sono stesa 2 minuti e non saccio perché mi sono trovata a casa. Voi lo sapete, San Pietro? Bella domanda, devo leggere sul registro. Vediamo un po'. Allora, ecco. Rosa si è stesa sul letto dove poco prima era morta una vecchia che subito hanno portato via. I portatori della troviamo, trovando Rosa sul letto, hanno creduto fosse morta e hanno portato via pure lei. Niente figliola, c'è solo che era arrivato il tuo momento. Poi Celestina, hai cucito la... Ma che hai combinato? Che si fa? La pezza a colore, il viaggio trovato! Tocca a te, figliolo. Dimmi, dove sei stato? Di certo non lo so. Mi sono trovato in un deserto, arido, senza acqua, solo mare, cielo, pastori che parlavano una strana lingua e non c'era neanche un telefono. Figliolo, eri in Sardegna. E allora ho vagato come disperato per anni, quando un giorno, miracolo, vedo una cabina telefonica, mi precipito per telefonare al vescovo, ho fatto il numero e mi sono trovato qua. Come mai? Il tempo era scaduto, la pena scontata. Ma almeno una telefonata, me la potevate pure far fare. Vai figliolo, vai! Fai entrare le altre anime. Fai tornare i soldi. Accomodatevi un momento. Finalmente è arrivato il gran giorno. Potrete attraversare la porta del paradiso. Prima però raccontatemi un po' cosa avete fatto in questi anni sulla terra. Comincia tu. È stato brutto assai, mi sono trovato mi sono a piazza, ci stiero certe statue, a così aute, che pareano arriva in paradiso. Stia morto de fame, dormia per terra, coppano cartoni, giravano sempre certi qualluni in coppa di muturi, senza casco. Figliolo, eri a Napoli, è lì che parliamo. Stia morto de fame, mi è solo la vita. Quando passano due angoppano motore, quello che stia arreto tiene una sacchetta di monnezza a mani e maestro, ti campa pure tu, hai dato la sacchetta e se ne ito. Interessante, e tu che fai? Aggio pensato, a volte la gente è tale roba ancora buona, fammi vedere che ci sta la potere, voi in cima potete credere, ma dentro a che la sacchetta ci stiano tutti i sordi. E allora? A giovenza, sui dal mercato, e ha già cantato roba per pranzo e coperti per tutti i liborielli che dormono insieme a me, dentro la piazza. Che feste mi hanno fatto la sera! Quando la mattina mi sono scedato, sono innanzi alla porta tua. Bene, Gabriele, lascia passare per Cuccio. Gabriele! Pietro, hanno contagiato anche voi, portiere. Hai ragione, ma costui mi ha fatto davvero arrabbiare e volevo bloccarlo subito. Sambi, voi mi trattate come uno delinquente, ma io ne ho scontato la pena come a tutti gli altri. Ah, come gli altri? E come mai la tua tonaca è ancora gialla? Che ne saccio, ci stai a poca varrecchina. Va di moda? No. Perché non mi dici piuttosto cosa hai fatto in questi anni sulla terra? Io ne ho già fatto un po' di tutto. Mi sono trovato un coppa no camion, stai a carico di roba, coperte, medicine, sordi! E io non era portato a chi ne teneva bisogno. Sì, facevi parte di un gruppo umanitario no profit. Proprio così, no profit, non ci guadagnavo niente! E poi? E
poi mi sono trovato in mezzo a una piazza. Finalmente la piazza? Ne sentivo la mancanza? Non tenia lo centesimo, non aveva duine. Ci ho incontrato per combinazione Peppuccio, che mi ha dato una pizza dalla coperta sua e mi ha detto: avvocà, vieni con me. Ma quando mi stia scaurando poco, ha già visto che Peppuccio si cominciava io a San Giro. Io non ho capito che stai a venire qua, mi sono pisare da isso. San Pietro, così grave? No, figliolo, non è grave questo, ma ben altro che tu hai fatto. E che ci ho fatto, San Pietro? Io non me lo ricordo, ditemelo voi. Non è che per caso, per puro caso, siete andato a giocare ai cavalli? San Pietro! Chi sa che mi credeva? Ci sarò io ma no da sola! Avvocà! Avvocato! Vi siete giocato ai cavalli? I soldi che erano destinati per gli alluvionati e i bambini dell'Africa! Sta scritto là sopra! Eh sì signore! E allora alzo le mani! Andate via e tornate solamente quando la vostra veste sarà bianca! Babbo, ma dico sarà l'omino bianco! Vai via! Quali mangia? Avanti! San Pietro illustre! Come mai da queste parti? Siccome che la lettera mia non l'avete manco guardata, vedete me come sto combinato e giudicate se pozza ancora sta in coppa che le nuove. Dunque, una soluzione ci sarebbe. Dite pure! Niente, vi sposteremo sulle nuvole più vicine al sole, così starete più caldo. Sì, vi mandate in villeggiatura. Sambi, ma quanto dura sta pena mia? Il tempo necessario, quando finirà sarete avvisato. Celestina, accompagnalo e dà disposizioni a Gabriele per il trasferimento di Prudenzio. Sanfie, ma basta però, eh! Lucietta, ma cosa è successo? Me lo domandate voi! Ma non lo vedete? Guardate come sto combinando! Chilli, non so gli atti, so fuori! Arrivati, pranzo, mezz'ombra non vuole, e me l'anticano tutto qua! Ma io lo saccio chi rimanna contro di me, è che è la Bianchina che dirige tutta la truppa! Ma come fa che Bianchina si sta ancora? Ma che mostra qua! La moglie della De Prudenzio, che mi ha chiamato un giorno, volere i numeri all'otto, essa, e mi ha detto che Bianchina si era madronita della casa mia e dormiva pure nel letto mio. Allora Ine, querella, gioito, se vuole i numeri, caccia Bianchina dalla casa mia. Ma poi c'è stato il terremoto e la ragazza non ha fatto a tempo a scivolare, però io non la volevo far morire. E i numeri alla moglie di Prudenzio glieli ha dati? Essa? Ce l'ha già dati, ma tutti sbagliati! Figliola, credo proprio che dovrai stare ancora molto tempo ad abbuffare i gatti. Intanto va da Celestina e fatti disinfettare. Va di voi! Tutti qua, e pensare che questa è l'anticamera del paradiso. Figuriamoci cosa deve succedere al purgatorio. Pietro, non borbottare, per oggi il tuo compito è finito, non arriverà più nessuno. Grazie, signore. San Pietro, vedete quello che dovete fare, perché mentre stiamo belli quelli dentro la nicchia nostra, entrano gli angeli piccoli con le biciclette e ci azzozzano le polvere, poi ci infrangono i vestiti. E amma sta sempre da Celestina per gli fa la va. Voi vedete! Comunque avete ragione. Dirò a Gabriele che manda gli angioletti a giocare da qualche altra parte. Mi dovete dire qualche altra cosa? Sì, una cosa molto importante. Dovete annullare l'arrivo dei dimani dal registro. Come mai? Qualcuno viene rimandato indietro? Sì, è la mogliera di Vincenzo. Sta malata assai.
ma dai tre creature e ci sta prima notte e giorno. È la fede che l'ha salvata. E così avete fatto la grazia. Non a Simoidi, ma per volontà del Signore. Grazie, Signore. Di niente, quando si può fare. E andiamo, tanto qui sono sempre in servizio. Una frase che Totò usava spesso, quando diceva: lo spettacolo è finito, ma non mi lamento, mi basta sapere che il pubblico è contento. Forse lo sapevo troppo. Però... un grazie a tutti voi che ci avete onorato con la vostra presenza e un grazie a questi attori, a questi giovani attori di questa nuova compagnia teatrale. Puro i Puci tenno la tosse, che fa parte, ecco, è all'interno della parrocchia, fa parte del nostro oratorio. Però adesso vado a presentarveli uno per uno. Non so niente. Allora, iniziamo dai nuovi entrati. San Cosma e San Damiano, rispettivamente. Germano e Niccolò. Gabriele, Giuseppe. Prudenzio, Andrea, Rosa, Roberta, Righetta, Elucetta, Sara, Gino, Alessandro, Tim, Tim Donne, Aria Bedulli, Alberto, Peppuccio, Simone, Vincenzo il Muratore, Luca, Celestina, mi sono spampito pure io, Celestina, Greta. San Pietro, Giovanni. Gino, Alessandro. Io entro, mi hai nominato tu. Marica, il tecnico che stava a fianco a me. Allora, noi volevamo ringraziare in primis Mario che ci ha sopportato tutto il tempo e ci ha fatto arrivare oggi. Questo è un piccolo turno. Poi volevamo invitare a sedere sul palco Liliana, senza la quale tutto non potrebbe più passare. E vogliamo invitare a sedere sul palco anche Don Fabio. Se vuoi aggiungere qualcosa, Mario? No, basta. Thank you.
un ringraziamento veramente a tutti quanti i ragazzi, innanzitutto a Liliana per il suo impegno per aver scritto questo testo. Liliana veramente si è impegnata già il primo anno e aveva scritto la prima parte. Poi ho chiesto cortesemente di scrivere anche la seconda parte, così che da rendere l'attività teatrale anche qualcosa di corposo, di importante, da poter chissà in futuro anche trasmetterlo negli altri luoghi. Ringrazio i ragazzi perché tutti questi ragazzi fanno parte della nostra parrocchia, della nostra comunità, e quindi questo tipo di progetto e questo tipo di rappresentazione si è legata ai rapporti di amicizia tra di loro, ma credo che ci sia qualcosa di più dei rapporti di amicizia, un impegno che loro si sono assunti su richiesta della parrocchia e che loro hanno veramente portato avanti con tanto impegno e con tanta passione. E anche come i ragazzi hanno detto, ringrazio veramente Mario, perché Mario è stato disponibile fino alla fine a stare con loro e a condividere con loro. Ma questa è anche l'occasione, e concludo, non faccio l'omelia, dai. Oggi messa non l'ho detta per motivi di salute, però ne approfitto adesso per dire due parole. Questa è anche la dimostrazione come veramente si può costruire qualcosa insieme, indipendentemente dalle tante difficoltà personali, veramente si può costruire insieme qualcosa. I ragazzi è il secondo anno che insieme fanno questa rappresentazione teatrale, mi auguro e sono certo che loro continueranno con altre rappresentazioni. Liliana scriverà un'altra opera, sempre in lingua dialettale di San Cosimo, vero Liliana? Sì. Ti faccio portavoce anche da parte di tutti, è volontà nostra che tu possa fare un'altra opera del genere, e vi ringraziamo veramente della vostra presenza, che questa esperienza del nostro stare insieme possa essere veramente un tempo di incontro e un tempo un pochino di gioia. A volte nei nostri volti abbiamo tanta tristezza, i nostri giovanissimi della parrocchia ci hanno dimostrato che dobbiamo essere più contenti, specialmente quando stiamo insieme. Stiamo insieme per vivere la felicità. Grazie a tutti quanti. Allora, di obbligo, si viene considerato come forma di trasmissione. Vuoi dire due parole? Due parole soltanto? No. Abbiamo difficoltà a far parlare Liliana perché è una persona molto molto riservata. Grazie a tutti quanti ragazzi, torniamo della parola. Grazie a voi, auguri e buone feste. Ma io